I dipartimenti coinvolti nell'adozione sono stati il Dipartimento Finance, IT, Supply Chain, Quality, Master Planning e R&D. Quindi lo use case di Master Planning lo vedremo oggi con Guglielmo. Io vi accenno anche gli altri per darvi magari degli spunti. Questo ad esempio è uno dei flussi per sviluppare i KPI di cui parlavo prima. E si presenta sostanzialmente come un diagramma di flusso in cui ci sono vari connettori, vari nodi, in cui è possibile definire un processo dove vengono presentati diversi input e diversi output. Tutto quello che viene all'interno è definito come un processo che è un po' assimilabile a quello che viene fatto su Excel, perché ritroviamo filtri, formule, cerca aperte, pivot, quindi sostanzialmente tutto quello che potete immaginare in un Excel, ma inserito all'interno di un processo, quindi con delle logiche ben definite che garantiscono la consistenza del dato.